Sempre Lazio merda e forza Roma! Benvenuti a Roma, al derby di Roma, quello di ritorno. Nuovo appuntamento con la YouTuber League, dopo il derby di Milano stravinto dall'Inter e dopo la gara che ha aperto il girone di ritorno di questa YouTuber League tra Roma e Napoli, vinta dagli azzurri di Fuse Gamer, che torneranno in campo contro la Lazio tra qualche settimana, perché prima questa gara di oggi ha un valore importantissimo per la Lazio, che vuole agganciare proprio i partenopei in testa alla classifica e giocarsi tutto nello scontro diretto, e per la Roma, che finora ha conosciuto soltanto la sconfitta ma ha voglia di ripartire per sognare in qualche modo la finale. Per farlo deve vincere con 3 gol di scarto e mettere a posto la differenza reti e sperare in un risultato favorevole dalla sfida tra Napoli e Lazio. Prima di partire, di sentire i protagonisti, ovviamente non posso che accogliere anche oggi Lasagna. Buonasera. Come stai? Molto bene, Fede, tu? Carico? Bene, bene, stranamente sono rilassato rispetto alle volte in cui gioco. Incredibile, è veramente incredibile. È perché ormai sono rassegnato, va sempre nello stesso modo. Sai già che perderete, quindi. Vabbè, però perché... Queste domande magari te le faccio dopo. All'andata tanto equilibrio, 2-2, Lazio che vince ai rigori. Oggi ti aspetti una partita simile, più gol? Spero che la Roma non arrivi ai rigori. Bisogna perdere prima, se si può. Sì, facciamo una cosa. Anche vincere prima, magari, Fede. Che non siamo abituati, se tu lo dici poi mi emoziono. Vediamo. Vincere la Roma. Succede. In ogni caso, Lasagna. Cosa dobbiamo fare? Presentare colui che ci racconterà le emozioni di questa partita. È vero. Che in questo caso, lo abbiamo già visto a Napoli, sarà Ematoshi. Buonasera. Buonasera, Lasagna. Ciao, buonasera, Fede. Bene, bene, grazie per l'invito. È un onore per me essere qui e... Dillo che tifi Roma anche tu. Vabbè, dai, tifo Roma, va bene. No, perché io sono qui, Anzi, preferisco che tu sia imparziale. Se no, si può anche razziare. Pareggio, tifo 3-3 oggi finisce. 3-3 rigori. Oggi finisce. Tu sai che l'ultimo Lazio-Roma è finito 3-3 ai rigori. Allora, vedi. Quindi... Non lo sapevo, tra l'altro. La Roma da Roma, dai. Claudio Pellegrino, sei emozionato? Tanto, perché il derby è sempre il derby qui a Roma, quindi tanto emozionato. Abbiamo visto che nell'ultima partita, dopo il tuo infortunio, la Roma ha perso. Quindi abbiamo visto che esiste una Roma con e una Roma senza Claudio. Come sarà la Roma oggi, con o senza? Con, sicuramente, 100% recuperato, sono contento. Purtroppo è vero, dopo il mio infortunio la Roma ha perso un po' di riferimento dietro, però ci siamo allenati tanto. Siamo carichi, siamo pronti, dobbiamo regalare una gioia a tutto il pubblico che è venuto qui a vederci. Lorenzo Roma, in quanto capocannoniere della Lazio, Cosa ti aspetti da questa partita? Allora, mi aspetto sicuramente una Lazio vogliosa di riprendere quello che abbiamo perso all'andata, questo è sicuro. Daremo tutto, speriamo di vincere. Sei stato definito da Iaio un giocatore di biglie piuttosto che un giocatore di calcio, come la mettiamo? Ha ragione, ma infatti loro oggi vinceranno perché io sbaglierò, perché sono un giocatore di biglie, è vero? Ha ragione Iaio. No, lo penso davvero quello che ho detto. Quindi non è strategia, ma sono stato io e ho pensato e ho detto quello che pensavo. Quindi in teoria non c'è da aver paura di questa Roma? No, dove va Roma, raga? Ha preso 8 gol da Napoli. Dove va Roma, dai? Ma lo sai che c'è? La squadra avversaria, basta che apri bocca ed esce del fiato. È quello il problema, capito? È quello il problema. Però comunque questa cosa ti ha toccato, perché non mi sembri molto tranquillo. Guarda, io, stiamo facendo riscaldamento. Diciamo che io dal 2006 che ho iniziato a fare freestyle ne ho sentita di ogni, quindi sotto questo punto di vista sono abbastanza allenato. Parleremo sul campo. Perché sai giocare, giusto? Lo dirà il campo. In questi 2 anni il livello si è molto alzato. Sei preoccupato? Beh, di loro, il mio è solo che è abbassato, quindi sì, sono preoccupato, però confido nella mia voglia di non far figura di merda. Michele Rapolla, new entry della Roma, che speriamo cambi le sorti della squadra e della partita. Speriamo, mi hanno dato una bella responsabilità. Oggi arrivo in una squadra che per la sua storia non segna molto. Siamo qui, vediamo cosa riusciremo a fare. In che ruolo giochi? Gioco davanti. Quindi speri di segnare, quanti gol fai? Spero uno. Poi ovviamente se ne arrivano più occasioni ne faremo 2-3, ma uno basterà. E cosa manca alla Lazio per vincere, per arrivare a quello step in più? Allora, diciamo che innanzitutto dobbiamo imparare a non andare in svantaggio, perché praticamente in ogni singola partita che abbiamo giocato nella YouTuber League, ovviamente nel girone di ritorno, nel girone d'andata, perché questo è il primo di ritorno, siamo sempre andati in svantaggio e siamo sempre poi arrivati ai rigori, quindi vuol dire che la reazione della squadra c'è. Dobbiamo cercare di gestire meglio il risultato di pareggio e cercare di andare in vantaggio e cercare ovviamente poi di mantenerlo. Vincete stasera? Spero di sì. Ovviamente noi ci puntiamo molto perché
la finale persa contro la Juventus brucia perché sì, soprattutto dopo il palo all'ultimo, insomma, sono successe cose e quindi vogliamo vincere. Secondo te quali sono le tue responsabilità sulle sconfitte delle precedenti della Roma? La mia responsabilità, essendo il capitano, è alta. Evidentemente se facciamo un errore in fase di impostazione è perché siamo distratti, e se siamo distratti è perché psicologicamente non sto dando quell'impronta alla squadra che serve, quindi siamo tutti qui per migliorare, per divertirci ovviamente, ma per migliorare di partita in partita. La crescita c'è stata nelle ultime partite e quindi ovviamente non vediamo soltanto il bicchiere mezzo vuoto, però nel calcio conta vincere e non l'abbiamo ancora fatto, quindi vediamo se oggi il mio essere capitano e il nostro essere squadra ci aiuteranno a vincere. E invece ti volevo chiedere, perché hai un'altra maglia in mano? Ah no, questo è un pensiero, perché in settimana DC System ha detto su Instagram che se prende 2 gol dal sottoscritto si mette la maglia della Roma, e io ovviamente l'ho rassicurato, ho detto non succederà mai, dovesse succedere però ti porto non solo la maglia della Roma ma la mia, quindi vediamo un po' di DC System, ovviamente non succede, ma se succede lo vedremo. Inizierei dalla Roma, dato che è un Lazio-Roma, e partirei dalla saracinesca giallorossa con il numero 1, Antoine! Grande appassionato di Formula 1, con la maglia numero 73, Stefano Finari! Debutto con la maglia giallorossa, con la maglia numero 6, Michele Rapolla! Sui social è un esperto di politica e di spettacolo, con la maglia numero 5, Ivan Grieco. È rapido e sfiancante, non si arrende mai, con la maglia numero 3, Claudio Pellegrino. È l'incubo dei parrucchieri, ma l'idolo dei barbieri, con la maglia numero 17, Ray. Il veterano degli sfoghi, con la maglia numero 4, Simone Sicquo. Vuole riscattare gli errori dell'andata, si vuole prendere la Roma, con la maglia numero 30, il boss del freestyle. Punta di diamante della Roma, idolo delle ragazzine e il nemico dei guardaline, Valerio Mazzei. E adesso, per concludere, è il principe dei legni, è la voce della YouTuber League, è l'unico content creator che organizza eventi in cui non vince mai, con la maglia numero 7, il capitano Federico! E ora è il momento della formazione della Lazio! Con il numero 1, DC System! È chiamato il traditore, passa dal Napoli alla Lazio, Gianluca Gua! È il più fregno della Lazio, così si dice. Con il numero 3, Giovanni Stramacci! Il bomber, anzi il bomberone, con la maglia numero 24, Nemos! Si è rotto alla partita di andata, si gratterà in quella di ritorno. Con il numero 4, Giampaolo Lollo. È polemico, è carico, in settimana ha infastidito gli avversari sui social. È condannato a fare bene. Con la maglia numero 7, Iaio. È il bomber della Lazio, gol e assist all'andata. Con il numero 32, Lorenzo Roma. Debutta in questa YouTuber League con la maglia numero 99, Leonardo De Carli. Ha il 17 sulla schiena, è l'idolo delle ragazzine. Ecco a voi Sespo! E ora il capitano. Vorrei un grande applauso con la maglia numero 10, Gigi! Si parte, palla subito la Lazio che vince testa o croce con l'arbitrino.
ancora la Lazio che manovra con Stramacci, subito in verticale, attacca Marconi, prova a tenerla in campo ed è ancora Lazio però, partiti a mille entrambe le squadre. Ivan Grieco si lotta, attenzione, Boss prova a servire avanti Mazzei, ma cioè il primo fallo della partita. Lorenzo Roma, poi ancora il pallone girato per Gigi, capitano, ritmo altissimo, prova ad avanzare Mazzei con un pressing altissimo, dici System è costretto al rinvio profondo, Grieco in vantaggio, non c'è fallo, si prosegue, poi però arriva puntuale il fischio di arbitrino. Ancora, attenzione, perde il pallone, lo conquista Mazzei, pallonetto! Mamma mia che gol! Lo scavetto a DC System e Mazzei porta in vantaggio la Roma. Pressing che si era visto che la Roma era veramente una cosa importante in questi inizi di partita. Ne approfitta così, quindi il bomber. Scavetto 1-0. La Lazio, pallone profondo direttamente dentro l'area di rigore, la mette giù Sespo in qualche modo anticipato però benissimo da Pellegrino. Allora la Lazio prova a ripartire, prova a riordinare un attimo le idee. Gigi, campanile in avanti a cercare Sespo, Pellegrino mette giù, poi regala il pallone a Rapolla. L'allenatore della Roma in campo, pallone profondo a cercare Sespo che mette giù molto bene, attaccato da Pellegrino, forse subisce fallo, sì, e sarà calcio di punizione da una posizione importante. Lorenzo Roma sul pallone, tre stavolta in barriera per Antoine, parte la rincorsa di Lorenzo Roma, era indirizzata benissimo ma Ivan Grieco ci mette la testa e mette in calcio d'angolo, prima vera occasione per la Lazio. La bandierina Sespo, il pallone per Stramacci, fuori col destro, ancora una volta ribattuta dalla difesa della Roma di testa, ancora Marconi, prova ad andare in profondità, capisce tutto Gigi che prova a ripartire, direttamente lui, capitano, il numero 10 sulla tre quarti, il destro, facile per Antoine, centrale però, prima vera serpentina anche di Gigi. Ancora Lazio, sempre Gigi, seconda sortita offensiva, se ne va il numero 10, il capitano, ancora però benissimo la difesa della Roma, ritorna però Finari con l'aiuto del boss, provano a rallentare l'attacco della Lazio che però ha un buon pallone dentro l'area di rigore, il destro, occasionissima per la Lazio, incredibile. Marconi non è pressato, va lungo, prova a mettere giù Mazzei, poi il sinistro, mamma mia, al volo si intendono i due là davanti. Marconi prova ad andare dentro, attaccato da tre però rimane in possesso palla e riesce a servire i suoi due attaccanti, si propone poi sempre il numero 7, se la sposta sul destro, lo prova, la batte il capitano, numero 7, Marconi dentro per Mazzei, si appoggia a Reid che può pensare anche al destro, lo prova, masticato, poi il boss di punta, prova a sorprendere DC System ma grandissima la reattività del portiere, perde però palla alla Roma e riparte, ancora la Lazio, si propone da questa parte Nemos, gli arriva appunto il pallone, da solo davanti l'Antoine, lo ipnotizza. Grandissima occasione per la Lazio, in contropiede ha provato a colpire e allora ancora Iaio, i due numeri 7, batte Iaio, calcio ad uscire, colpo di testa, la palla che rimane lì e c'è il pareggio della Lazio, grandissimo gol da parte della Lazio, sempre lui il bomber, Lorenzo Roma ne approfitta, Antoine aveva fatto un miracolo sul colpo di testa iniziale ma non basta, 1-1. Palla al centro, si ricomincia questo derby, sembra poter regalare tantissime emozioni, che guadagna una rimessa laterale battuta dentro l'area di rigore, calcia non il pallone ma un avversario Mazzei, il boss è solo, può avanzare, se ne va attaccato
da Gualt, poi ancora il boss dentro l'area di rigore, vede Mazzè che si gira col mancino, grandissima occasione per la Roma, grandissima però la risposta di DC System. La partita sembra riaccendersi di nuovo. Mazzei e Gigi da una parte, Pellegrino e Sespo dall'altra, grandissimi duelli in campo. Attaccato da Pellegrino, il duello della partita. Prova ad andare avanti il numero 17, fermato da Pellegrino ancora una volta. Poi senza fronzoli, direttamente in porta. Mamma mia! Che cosa stava facendo Nemos, direttamente da un calcio per spazzare dalla difesa, la stava mettendo lì all'incrocio, attento però Antoine. Nemos, Sespo, chiede palla, subisce fallo. E poi attenzione, si scaldano gli animi, Rapolla con Nemos, arriva anche il boss, attenzione. Arriva anche il primo giallo per Rapolla che non ha fatto battere. Fischia due volte arbitrino, finisce un primo tempo in parità tra Lazio e Roma. Si sono scaldati anche gli animi sul termine del primo tempo. Allora, secondo me nulla di grave, adesso metabolizzerà l'accaduto e capirà che non è nulla, semplicemente non volevo fargli battere subito il calcio di punizione, l'ho leggermente spinto, ha reagito male, devo dire. No, me l'hanno ritrovato, no, mi sa perché, mi ha una botta qui sull'orecchio, mi ha strappato l'orecchino e mi ha fatto male l'orecchio, mi è uscito un po' di sangue e quindi ho rosicato. E questo è stato lo... No, ma sì, ho rosicato perché era inutile, stavo per terra, perché mi dai un calcio da dietro? Ci provo, do il massimo, però sono soddisfatto di questo primo tempo. E ho corso tanto perché ho finito la dieta una settimana fa, non so se hai visto, di sicuro, e quindi ora sono molto più in forma e sono pronto a questo secondo tempo. Allora, sicuramente dobbiamo provare a vincerla, è una partita tosta, come all'andata, le squadre secondo me sono anche equilibrate, stiamo dando tutto da una parte e dall'altra, speriamo che riusciamo a portarla a casa noi. Abbiamo sentito le sensazioni dopo il primo tempo, io sorrido ma non so che cosa sta accadendo in campo perché sono il Fede del passato e sono quello imparziale soprattutto, vediamo poi come andrà. In ogni caso, prima di goderci il secondo tempo, non posso che ringraziare Numero 10 che è il nostro sponsor, ci permette di creare tutto questo, di migliorare la YouTuber League sempre di più, anche grazie ai vostri consigli. Numero 10 che peraltro è un'app che potete utilizzare per rimanere aggiornati a 360 gradi sul mondo del calcio, sulla vostra squadra del cuore, sui trasferimenti nei momenti di calciomercato, e trovate peraltro tanti contenuti, ad esempio per Inter Milan c'è la bodycam su arbitrino e quindi vedete la partita dal suo punto di vista. Insomma, fate un salto sull'app, è gratuita, primo link in descrizione e codice QR qui a schermo. Adesso godiamoci la ripresa del derby. Si riparte per il secondo tempo, palla alla Roma, 1-1 dopo i primi 30 minuti. Poi la palla che rimane lì, Reid conquista, riesce a liberarsi di un avversario, pensa anche al tiro, lo prova, non ci arriva Finari per un soffio. Pallone che passa, attenzione, la palla che arriva lì e poi Antoine deve uscire, subisce fallo, però grandissima occasione per la Lazio direttamente dal rinvio di DC System, si stava sviluppando una vera occasionissima. Ivan Grieco, molto bene, si libera di De Carli, poi ancora Reid. Chiuso da Gigi, monumentale, il numero 10, il capitano della Lazio. Finari batte corto per il boss, che ha qualche metro per provare anche la conclusione. Dentro l'area di rigore, prova a spalle alla porta della Rapolla, ha il problema di girarsi, si appoggia a Sikwolf che prova col destro, poi Finari. Occasione per la Roma al quinto minuto. Ancora la palla che passa, poi Sespo, fallo sul portiere, fallo su Antoine, chiede il cartellino, attenzione, direttamente dal rinvio del portiere si era creato un'occasionissima per la Lazio. È iniziata la nebbia.
ancora il boss, prova ad andare lato corto dell'area di rigore, allontana la Lazio, poi Sikwolf ributta dentro l'area, poi c'è la sponda, la palla che arriva a Finari che si appoggia, non tira, e che occasione per la Roma! Non ha tirato, è servito un assist. Palla dentro, prova la girata raid, anticipato da Gigi che prova... Pallone dentro l'area di rigore, la palla che viene allontanata da solo per un attimo e poi occasionissima per De Carli che prova a sorprendere sul primo palo. Sbaglia però l'intervento Pellegrino, ma c'è sempre Ivan Grieco che con la testa regala il pallone al boss. Riparte la Roma, raid, pensa anche al tiro, il numero 17, prova ad andare col destro, Dici System, poi la palla rimane lì, sinistro! E direttamente altro, occasionissima per la Roma con Finari. Pallone dentro l'area di rigore, prova a girarsi, arriva ancora Finari e Dici System! Spara addosso Finari al portiere della Lazio e allora la Roma insiste con il capitano Fede Marconi. Palla per Mazzei, Mancino, calcio d'angolo, deviazione. Però la Roma si è svegliata, i cambi hanno dato più vitalità. Il boss sul punto di battuta, pallone forte sul primo palo e poi arriva il 2-1 di Fede Marconi, il capitano della Roma, il numero 7, 2-1 per i giallorossi, grandissimo gol di rapina quasi sul primo palo, esultano tutti, Roma in vantaggio quando siamo giunti al 18° minuto, scoccato in questo istante. Saranno 12 minuti di fuoco più recupero. Pallone in profondità, prova a entrare dentro l'area di rigore. Iaio si mette. Forse, attenzione, arriva un giallo per simulazione. Eh sì, è proprio secondo l'arbitro si è lanciato e quindi sarà simulazione, quindi giallo. Sulla testa di Ivan Grieco che prova a far ripartire i suoi, la palla arriva per Mazzei, lato corto dell'area di rigore, prova a mettere un pallone dentro forte, allontana la difesa della Lazio, allora Marconi, ancora per Mazzei, sulla sua verticale, rientra sul suo destro, parte la conclusione, chiuso da Gigi. Il boss solo e allora in verticale per Rapolla, Mancino! Mamma mia che gol! 3-1 per la Roma! Gol fantastico! La messa all'incrocio, era libero di colpire, tre passaggi sono andati in porta. E questo è un gol bellissimo e importante per i giallorossi al 29° minuto del secondo tempo. E 3-1 nel derby della capitale. Pallone lungo, Pellegrino mette fuori, allora Rapolla prova ad andare sulla tre quarti, pensa alla conclusione, la prova lontana però dalla porta difesa della DC System, va via il numero 10, alla sua sinistra c'è Lollo, ma va da solo, Ivan Grieco lo mura e sarà forse calcio d'angolo, anzi no, finisce qui 3-1 per la Roma che vince il derby della capitale. Nel lontano 2017 io e Fede insieme abbiamo creato il derby degli youtuber, abbiamo iniziato.
Purtroppo nell'ultimo periodo è diventato un ambiente troppo tossico, non mi piace, odio tutti. E, questa è la mia ultima partita, non mi presenterò a Napoli e nessun'altra. Quando giocavo a calcio a 7 c'era autoarbitraggio, era molto meglio. Mi hai sentito, sì, era molto meglio. È inutile giocare così, non mi sono divertito, non mi diverto da un po', mi faccio solo male. E, è un ambiente troppo tossico e è l'ultima partita che farò. Cioè, nel senso, se cambiano le cose, continuerò a giocare. Però a Napoli non ci sarò. Ma per caso Sespo ha vinto o perso? Cosa? Ha vinto o perso Sespo? No, ho perso. Ah, ok. Mi sono già risposto. Dici, no, ho detto qua. Tanto per quello? Sì, allora, se io avessi fatto qualcosa mi assumerei le mie colpe. Io non sono un arbitro permaloso, se sbaglio lo ammetto tranquillamente. Onestamente, sei arrabbiato per l'ammonizione, già li avevo risparmiata qua quando ha fatto il fallo di reazione. Ha fatto un intervento al limite che non avrei ammonito, poi si è messo a provocare il portiere e quindi con intelligenza tattica meritava sicuramente il cartellino giallo. Poi non so il resto a cosa si stia riferendo, onestamente. Allora, è un punto d'inizio. La Roma ha sempre fatto schifo, ci eravamo promessi oggi di dimostrare di potercela almeno provarci, poterci provare fino alla fine. Oggi abbiamo provato fino alla fine, potevamo farlo. Non scappo, ce la potevamo fare, ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine, va bene così. Adesso sarà, vediamo, la Lazio sarà capace di battere il Napoli, però da oggi si ricomincia e per la prossima stagione l'obiettivo non le vittorie, ma è proprio la fine. Andiamo! Andiamo! Abbracciami! Però hai sentito quello che ha detto Sespo? Capisco qualsiasi tipo di reazione perché sono stato il primo a reagire male a caldo a Napoli. Quindi non so cosa ha detto perché non ho sentito l'intervista. Ok, sicuramente a caldo sono tutti più giustificati. Questo mi sento di dirlo e quindi poi parlerò con i per privato. Parliamo adesso del fatto che avete vinto. Ce l'abbiamo fatta. Dai. E questa poi la tagliamo. Questo gol lo dedichi a tua mamma che è venuta qua a vederti. Questa a mamma, a papà che è venuto qua anche lui. E lo dedico alla squadra. Lo dedico alla squadra, no, veramente. Perché dovevamo vincere all'andata. Dovevamo vincere forse col Napoli per le occasioni create. E non abbiamo raccolto e visto che sono anni che perdiamo, quando poi continui a perdere la gente si dimentica della prestazione e io in primis, e ti ricordi del risultato, però i risultati arrivano, possono essere casuali, le prestazioni no. Il risultato di oggi è figlio delle prestazioni contro la Lazio all'andata e contro il Napoli. Chiamo Simone, vieni qua mister. Bravo mister. Simo, che ho contattato dopo Roma-Napoli. Sì. Ci siamo allenati. Sì. Avremmo dovuto allenarci di più tatticamente, lo faremo, miglioreremo, è un punto di partenza. Però ci tengo a dire una cosa, mister. Ieri ci siamo allenati sui calci d'angolo e tu mi hai detto taglia sul primo palo che domani lo fai così. È vero, è stata, penso, la prima cosa che gli ho detto all'inizio dell'allenamento. Guarda come è impostato, sapete che è abituato a fare. Che bello! Ho detto, il boss tanto li batte bene i calci d'angolo, taglia sul primo palo e aggressivo sulla palla che il gol domani lo fai. E avevo detto che la partita... Ce l'hai segnato! La cioè, partita... Che cazzo stiamo parlando? Sono saltati da calcio d'angolo. E così è stato. Grazie a tutti ragazzi, alla prossima! Dai! Dai, yeah! Dai, yeah!